resta con noi perché si fa seria. La presenza di Dio nella nostra storia. Erano delusi da Gesù e dalla vita. Noi speravamo che fosse Lui che avrebbe liberato Israele. Quando la quotidianità va in cortocircuito, rischiamo di prendercela sempre con Dio, perché ci aspettiamo che le cose della vita seguano costantemente i nostri schemi e riteniamo che Egli debba essere il garante di quello che noi vogliamo. Un'epidemia che blocca la vita sociale, che miete tante vittime, che sta sovvertendo l'economia e la politica nelle sue espressioni più alte, davvero ci mette in crisi. Sconfitte di Dio? No. Gesù rimprovera dolcemente i discepoli dicendo loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? È la lezione della Pasqua, quella di chi non fugge dalla croce, ma vi rimane sopra, come Gesù, accanto, come Maria e Giovanni, sotto, come il Cireneo. Per questo gli diciamo più che mai, intensamente, in questa Pasqua, resta con noi, perché si fa sera. Resta nei nostri ospedali. Signore, nel cuore smarrito di chi ha perso il lavoro e continua a rassicurare i propri figli. Resta con noi nelle carceri, nel cuore di tanti, sta rinascendo il desiderio di cambiare vita. Resta con noi nella laboriosità dei docenti, nel cuore di ragazzi e di giovani. Stanno imparando pagine nuove per le loro esperienze di vita. Resta con noi nelle fabbriche, nelle imprese, nelle aziende agricole dove incertezze economiche e solidarietà non sono in conflitto. Resta con noi a riempire di affetto le case degli anziani. Resta con noi nel cuore dei nostri volontari. Resta con noi nelle baracche e nei casolari degli immigrati. Resta con noi sui nostri altari. Sì, tu sei il Signore che resta con noi, non fugge da questa nostra storia e continua a spezzare il pane, a ritornare sui nostri passi con responsabilità, a costruire le nostre speranze a misura delle sue speranze di vita e di resurrezione. Cari fratelli e sorelle, il mio messaggio, come avete visto, è una preghiera, perché Pasqua è l'annuncio di Dio che rimane nella storia e noi umilmente gli diciamo: resta con noi. Vi auguro buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti voi con tutto il mio cuore.